Ciao Giorgio, come stai? Io sono molto triste. Ah sì, come mai? Qual è la ragione del tuo tristere? Qual è il motivo? Che succede? Tu vedi che sto piangendo, Vedo. Ma devo dire ai nostri amici perché piangi. Una ragione c'è. Sì, è morto. È morto chi? Una persona a cui tenevo molto. Oh, e sarebbe? Sì. Chi è costui, malaugurato? È morto il nonno di Belen. Oddio! Ma dai! Oddio santo! Questa poi. Ci tenevo al nonno di Belen io. Ti credo, con tanto nipote. Ho un cattivo presagio. Vedi che sto piangendo perché ho un cattivo presagio. Cosa intendi? Ho un cattivo presagio. Ma perché? Perché. Vedi che sto piangendo, no? Appunto, vediamo, ma... Presumo che prima o poi... Prima o poi che? Morirà anche la mamma! No! No, ma a proposito di Obama... La mamma di Obama, quella che vive... Che vive su... sugli alberi delle foreste dell'Africa. No, ma hai saputo l'ultima notizia che arriva dagli Stati Uniti, che è stata trasmessa in televisione due ore fa? Dimmela. Niente, i dipendenti dello Stato americano sono a rischio che non beccano più lo stipendio. Perfetto, mi fa piacere, così imparano a ribellarsi. Io mi auguro che nel momento in cui la polizia, l'FBI soprattutto, no? Sì. Quelli che ci fanno tutti i film sopra, capito? Sì, non gli danno più i soldi, mi auguro che vadano a prenderseli, no? Alla Federal Reserve. Appunto. E cosa fanno a prendere? Una carta stampata? Non so io, poi cosa fanno? Vanno a prendersi alla borsa di New York. Ah, ecco. E vanno soprattutto in tutti quegli enti pseudo internazionali, ma in realtà al servizio degli interessi degli usurai americani, a prendersi tutti i soldi. Se non lo vogliono fare, peggio per loro. Ah. Saranno quello sì. Fame. Sarebbe una bella idea, ma vediamo se qualcuno ti ascolta e lo mette in pratica. A meno che non vengano poi interpellati per favorire il funerale della mamma di Obama. Ah. Perché metti che era invecchiata lì stando sopra gli alberi, no, cade, scusa, da un ramo. Fra la mamma di Obama. Come si chiama? E tutto il resto qua non so dove andiamo a finire, capito? Come no? Il nonno di Belen intanto è morto, sono calzi acidi, appunto, voglio, insomma, sarà un po' dura qua, voglio dire, il meraviglioso matrimonio di questa meravigliosa donna è stato dalla notizia della morte del nonno. Ah, è morto il nonno. Hai fatto il biglietto per andare al funerale? Beh sì, l'ho fatto. Sono stato costretto a farlo, perché altrimenti lo facevo. Per forza. Come si fa? Quindi dovevo per forza andare. Di conseguenza non potevo farci assolutamente nulla di. Poi dopo di lì andiamo a festeggiare la fine dello Stato degli Stati Uniti d'America, no? Senti, Giorgio, a sentire, ti devo dare una notizia importante per i nostri amici. Esattamente. No, qui parliamo di una cosa veramente serissima, e mi riferisco a una donna
che è gravemente malata, che si fa chiamare, adesso lo dico come si fa chiamare Ross Guerriera Nera, ripeto, Ross con due S, Guerriera Nera, sì, la quale incita a ribellarsi, ma lo fa con delle parole che sembra la donna di 100 anni fa e non di oggi. Allora, dillo. Un ausiliario delle queste parole. Come? Leggi queste parole. Niente, dico se dico questa donna qua, ecco qua. Allora, questa qui è quello che scrive lei, io la leggo in diretta, comunque la signora, sì, qui, anche poi molto giovane, molto bella tra l'altro, devo dire, è su Facebook, ripeto, si chiama Ross con due S, Guerriera Nera, quindi invito i nostri amici ad andare su Facebook, scrivere il nome di quel che ho detto e trovano tutto quello che dice questa signora. Qui dice, questo, attenzione a questo dice lei, dice, quando ti diagnosticano il secondo cancro, in un lampo ti passa davanti tutta la tua vita, tutte le battaglie combattute e tutte le cadute e la forza per tirarmi su. Sono sempre qui, sorridente, attiva, sprono un popolo in letargo. Potrei stare zitta. E ha perfettamente ragione. No, aspetta, fammi finire. Dice, potrei stare zitta, tanto il cancro non è operabile, il cuore non regge. Faccio terapia tutti i giorni e non ho mai smesso di combattere da 39 anni. Vivere o morire non fa differenza, la differenza la dovete fare voi italiani. Se vi rompo, dice, se vi rompo le palle a scendere a Roma è perché si deve scendere, basta. Io devo essere guerriera fino all'ultimo respiro. Solo la morte può impedire ad una persona di manifestare, il resto sono solo scuse. Guarda, detto questo, mi inchino davanti a questa donna perché è una donna ad alto intelligenza, ci facciamo anche un bel commento, mi vuoi sposare, ma veramente, sto scherzando, cioè, è una donna così, no, che parla così, ci facciamo così, anche un bel commento, ma no, dico, una donna così, ma io mi tolgo il cappello e mi inchino, io personalmente, ti giuro, ma dovevo farlo tutti, mi sembra di sentire una nostra ausiliaria dei tempi gloriosi della Repubblica Italiana, anche prima, cioè, donne così, guarda, è un miracolo che ci sono, quindi in Italia fortunatamente ce ne sono, il buon seme è ancora rimasto, fortunatamente ce ne sono di più di quanto non si creda. Ecco, io ti chiederei un commento su questa ragazza che si fa chiamare Rosso Guerriera Nera, insomma, ragazza, una donna avrà 40 anni, che non so quanti anni avrà, 45, non so, ma è molto giovane comunque, basta guardare la sua foto, per me dimostra meno di 40, però lei dice da 39, allora, 39 guarda, anni combatte questa contro cosa, questo male, non so se la foto che ha messo queste non è una foto recente, ma è quando è più giovane, comunque è una donna a prescindere da seguire. Queste considerazioni che tu fai mi inducono ad alcune altre considerazioni. La prima, perché noi qui in questi nostri incontri dobbiamo dire le cose come le sentiamo in quel momento, noi qui non prepariamo niente, lo ripetiamo, non siamo preparati, abbiamo dei libri di riferimento e ci fa piacere di leggerli anche per indurre i nostri amici a comprarli. Per esempio questo è un testo eccezionale, come che era il titolo? Non lo titolo. Jacques Derrida. Soprattutto niente giornalisti, Jacques Derrida, sì, soprattutto niente giornalisti, beh, è attuale perché i giornalisti di regime, allora, cercano balle, hai citato? Quindi niente ammirevole. E mi hai ricordato alcune considerazioni che ha fatto Jacques Derrida in relative a queste bolce parole che ci sentiamo dire quasi ogni giorno. Tu apri la televisione e senti, vedi delle facce melense di femmine inutili, no? Quando ti dà l'idea della femmina inutile, no? Melensa, non ha nemmeno nessuno spazio di sessualità, non dico di sensualità, di sessualità. Donne rifiutate anche quando fanno la domanda di entrare in monastero, non le vogliono nemmeno nei monasteri e vanno in giro, no, a replicare le solite frasi inutili, già, dobbiamo accettare l'altro, questo, l'altro, non sanno nemmeno quello che dicono. Infatti. C'è una considerazione che fa il grande filosofo Derrida, che vale la pena di leggere.
Non resta dunque che il territorio nudo del legame sociale sul quale bisogna rifondare e ricostruire tutto. Quel che resta, minimo ma fondamentale, è la fede. Quando trovo davanti l'altro, l'altro, come si dice oggi, il rispetto dell'altro, il rapporto con l'altro, la parola altro diventerà presto, ve lo annuncio, del tutto impronunciabile per via dell'abuso e dell'inflazione. Hai capito, Papa? Vedi di leggere Derrida, che potresti imparare qualcosa, di cui è vittima anche per colpa della televisione. Il puro rapporto con l'altro, laddove l'alterità dell'alter ego mi priva per sempre di prova e di intuizione originaria, è la fede. Non si può dire in altro modo, io ti credo, e anche se per mentire, per tradire, per imbrogliare è necessario che questo io ti credo o io credo a te o io credo in te sia in atto. È sulla base di questa nuda credenza che i media costruiscono se stessi. Attento, Un'analisi dei media di oggi. Certo, nulla è cambiato. Tentando di ricostituire incessantemente la percezione nuda dell'esperienza del credimi. È in questo luogo che i discorsi delle regioni cercano di ricostruire i loro nidi, a volte ognuno per sé, altre volte nell'ecumenismo. Che cos'è che i tre grandi monoteismi hanno in comune? Se non è solo il riferimento ad Abramo, differentemente modulato nelle tre religioni, è la fede condivisa. Si è pronti a estendere questo ecumenismo a dimensioni cosmopolite di mondializzazione o di mondialatinizzazione. Qui ci saranno altre considerazioni che diremo altre volte. Perché con molta intelligenza Derrida dice, ma queste tante religioni in realtà sono tutte religioni che sono latinizzate, perché è il cristianesimo latino la vera origine della mondializzazione, della globalizzazione. Sì, sì, certo. Ecco le due serie di domande che volevo porvi. No, ho già parlato troppo, mi fermo qui, grazie. Ascolta, il cristianesimo latino è di origine ebraica, non dimentichiamo di sottolineare questo, Sì, però attenzione, l'ebraismo qui è un succedaneo, c'è un'analisi che Derrida sta facendo dove dice appunto che invano l'ebraismo e l'islamismo inseguono il cristianesimo. Il cristianesimo è quello che ha determinato tutti gli elementi della globalizzazione. Certo. Io poi aggiungo, perché lui non lo mette, che esiste una globalizzazione perché il cristianesimo si è espanso in tutto il mondo, è l'unica religione che si è espansa in tutto il mondo, però si è espansa perché quella che l'ha espansa è stata l'Europa. Certo. È stata la popolazione europea che, vedi caso, ci si è portato dietro il fardello cristiano. Sì, ma in realtà sono state le armi degli europei che hanno imposto il cristianesimo con le armi. Beh, in tutto il Sud America. Comunque, con Cortes e Pizarro. Esatto. E in Nord America con i calvinisti. Esattamente. Le sette protestanti, quelli che andarono sul Mayflower nel 1600, che cominciano a colonizzare, prima anche il 1600. Sono tutte formulazioni ed estremizzazioni del cristianesimo. Certamente io, come sicuramente anche te, non identifichiamo assolutamente il cristianesimo col messaggio cristiano, perché sono due cose completamente diverse. Tant'è vero che pigliamo un altro scritto, questo qui, piccolo catechismo ad uso delle classi inferiori. Vediamo cosa scrive Strindberg. Che cos'è la classe superiore? I divoratori, i dominatori. Dirigere non è un lavoro, è solamente un'occupazione, seppure lo è. Se pensi alle continue partite di caccia, ai balli, ai viaggi e agli altri divertimenti segreti della corte reale, ed è perfettamente vero.
Strindberg, grande intellettuale nordico. Che cos'è la classe inferiore? I produttori, i dominati, coloro che con le proprie mani producono cibo, vestiti, alloggi e combustibile sono i lavoratori, i produttori. È vero. Quali mezzi utilizza la classe superiore per mantenere sottomessa a sé la classe inferiore? Religione, politica, leggi, scienze, arti e morale. Bello. Bella analisi. Tutte queste cose si sono sviluppate da bisogni più o meno artificiali, ma interamente sotto il controllo della classe superiore e allo scopo di giovare al suo potere e rafforzarlo. Beh, non c'è niente di più vero, guarda, più esplicito. Sì, ti dico, questa affermazione di come si chiama l'autore... Si chiama? Strindberg. Allora, questo autore Strindberg, allora, questa è l'affermazione che fa Strindberg, le ha fatte 2000 anni fa, sotto un'altra forma, Marco Pompeo Strabone, il fondatore della città adottiva di Como, esattamente. Che disse le stesse cose. Esattamente. Anche se in una frase, diciamo così, con le parole diverse, dati i tempi, ma di stesse cose che dice questo Strindberg. E la cosa è farti capire quanto il pensiero umano ha una sua logica e nel tempo è sempre quello, capisci? Cioè, la situazione che viene descritta non cambia. Cioè, uno che osserva attentamente ed è onesta, intellettualmente onesto, le cose le dice 2000 anni fa, 100 anni fa e anche oggi, capito? Che voglio dire? Intellettualmente e moralmente onesto, perché certo, noi potremmo certo, anche fregarcene, certo, no? Certo, fregarcene della situazione attuale, certamente. No? E dire, adesso... guardate, peggio per voi, siete degli stronzi, pagate pegno, no? Esattamente, giusto. Perché adesso tutto oggi siamo in crisi, non siamo perché, in crisi. Non per cambiare tema. Dicevo, non vorrei cambiare tema, ma stando sempre nel tema, perché stiamo nel tema. Stiamo sempre nel tema. Esatto, perché parliamo sempre di cose sociali, parliamo di storia, quindi parliamo anche di politica. Certo. Allora, io vorrei che tu mi indicassi, allora, tu, nelle nostre vecchie registrazioni abbiamo parlato del pensiero mazziniano, censurato. Sì, però prima vorrei dirti una cosa, prima di arrivare al pensiero mazziniano. Sì. Perché... la storia del pensiero mazziniano è veramente una storia emblematica di come ci troviamo. No? Allora, prima di arrivare a questo, occorre dire che il popolaccio di cui abbiamo ampiamente parlato è più propenso a obbedire e a credere alle idiozie che gli dicono i potenti, sì, piuttosto che a pensare di ragionare quando quelli che li inducono a ragionare sono anche quelli che li inducono a dare. Sì. Allora, la situazione mazziniana è proprio questa. E il pensiero mazziniano è stato combattuto in ogni maniera. È stato combattuto perché chi lo accusava, e noi abbiamo ancora a che fare, per nostra disgrazia, con tante persone che hanno seguito i dettami più veramente più chiusi più, della Chiesa, no? Secondo cui Mazzini era massone. Tra parentesi, Mazzini non è mai stato massone. Poi altre cose in modo tale da neutralizzare il pensiero mazziniano. Sì, no? Sì. Sì. Il pensiero mazziniano è stato coltivato da un ristretto gruppo di persone, perché anche quelli che facevano credere in giro di essere mazziniani, perché erano repubblicani del Partito Repubblicano, tutto erano fuorché mazziniani. Buona parte dei repubblicani erano persone attive, erano dei volontari che combattevano, diciamo erano i garibaldini. Sì. Gli intellettuali hanno dovuto entrare in contatto e trovare compromessi a non finire. E poi, subito dopo il secondo conflitto mondiale, sotto l'egemonia della Chiesa e degli accordi tra il Vaticano e gli Stati Uniti d'America, i repubblicani tutto erano fuorché mazziniani. Tanto che uno dei pochi mazziniani noti come tali, e lo voglio ricordare perché era un personaggio notevole, Randolfo Pacciardi, si trovò a essere espulso dal Partito Repubblicano nel suo scontro, che era
di carattere politico, ma anche e soprattutto ideologico, contro la malfa. La malfa era espressione del potere bancario. Esattamente, Ugo La Malfa. Nel suo termine più pieno. Il papà dell'altro La Malfa si chiama La Malfa, il suo figlio. Oh, l'altro è meglio non citarlo, perché non conta niente, non è nessuno. No, non è mai contato nulla. Esattamente. È stato un povero prezzolato. Voglio ricordare. E basta. Voglio ricordare la Malfa come espressione del Partito d'Azione, laddove questi personaggi, tra la Malfa, Malagodi ed altri, Adolfo Tino, interessante questo, De Mita. Questo prefisso mal, no? Mal, sì. Questo prefisso mal, sì. Erano tutti banchieri, venivano tutti dalla scuola di un noto personaggio, molto noto, che ha influenzato anche adesso in maniera estremamente negativa, in termini anche esoterici, la politica italiana, no? Tant'è vero che un certo Mario Monti si è andato a sposare proprio in un luogo dove questo personaggio è sepolto. È meglio non dirlo, perché sennò dovrei preventivamente indurre tutti i nostri amici a grattarsi i coglioni. Ma diciamo, va, Mattioli, va, diciamo. Sì, lo so, ho capito tutto. Era tutta di provenienza di lì, Banca Commerciale Italiana. Sì, alta massoneria. Ex Teplif, vabbè. Vabbè, esatto. Allora, Teplif, esatto. Allora, veniamo a noi, e ritorniamo a noi. Mazzini. Il pensiero mazziniano era, ed è, all'antitesi della logica marxiana, e non a caso oggi noi sappiamo che il marxismo è stato utilizzato da lor signori per inventare e imporre il bolscevismo. Tra parentesi, il bolscevismo poco ha a che fare col marxismo. Bella questa. Perché un paese o uno Stato o un sistema politico che impone una statizzazione laddove la statizzazione non è, come vogliamo noi, la statizzazione di ciò che rappresenta il bene comune nell'interesse comune, perché i guadagni vanno a tutti i cittadini. Mi riferisco alla nazionalizzazione della Banca Centrale, mi riferisco alla creazione di certi enti, come potrebbe essere l'INA, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, laddove, creando un Istituto Nazionale delle Assicurazioni, tra l'altro crea una concorrenza fortissima nei confronti delle cosiddette assicurazioni private, tutte in mano di loro signori. Mi riferisco, ho detto, all'ENI, all'energia elettrica, Enel e quant'altro. Mentre il bolscevismo, ricordiamolo sempre, è una forma di proprietà non dello Stato, ma della classe burocratica di partito. Esatto. Perché la burocrazia di Stato dell'URSS e dei paesi satelliti era una burocrazia di partito che si era impossessata dello Stato. Ma infatti è ben diverso. Dire, no, perché si dice di socializzazione. Bravo, perché si dice che il capitalismo e il marxismo, quello bolscevico, per l'appunto in questo caso il bolscevismo, sono la faccia della stessa medaglia. Esattamente, due facce della stessa medaglia. La cosa è stata ampiamente descritta in questo libro. Il titolo, Il processo al socialismo, di Mazzini. Tutti gli scritti di Mazzini pubblicati contro il socialismo. Bella questa. Ne leggo un pezzettino. Leggi. Attenti. Il comunismo nega società e individuo ad un tempo, e li nega nei loro elementi vitali. Io questo lo scrivevo nel 1845-48, Esatto.
più di 150 anni fa, 155 anni fa. Di qui la grande inimicizia, di qui la grande inimicizia di Marx nei confronti di Mazzini, è chiaro, andava contro l'interesse di loro signori, correligionari di Marx. Esatto, esatto, bella questa. Come bella proprio fatta quel discorso di uno dei più grandi studiosi di Mazzini, Mastellone. Pensiero democrazia, aspetta, questo che dunque Universale economica di Feltrinelli, classici, Giorgio Mazzini, pensieri sulla democrazia europea, di cura di Salvo Mastellone. Beh, questo è anche un bel libro, suppongo. Il professor Salvo Mastellone, attraverso questo libro, dimostra in maniera inconfutabile che Marx scrisse Il Capitale per combattere Mazzini. Infatti la prova provata c'è. Infatti. E veniamo di nuovo a questa frase. Sì. Il comunismo nega società individua ad un tempo e li nega nei loro elementi vitali, libertà, progresso, sviluppo morale della creatura. Tentennando tra il sansimonismo e il furierismo, quindi noi e i nostri amici che non lo siamo, che non lo sanno, ricordiamoci bene che il sansimonismo era una teoria di Saint-Simon e il furierismo era una teoria di Fourier, all'origine del socialismo. Il comunismo rapisce al primo le sue tendenze tirannichee la sua violazione inevitabile della libertà individuale. Al secondo la legge di disfacimento delle inclinazioni limitate invano ai bisogni, da che ogni inclinazione fortemente sentita costituisce un bisogno reale. Supra l'uno e l'altro in assoluto disprezzo di ogni passato, di ogni storica tradizione, di ogni manifestazione della vita anteriore dell'umanità. Il sansimonismo, confessando l'importanza del problema religioso, esponeva le proprie dottrine come continuazione di quelle di Cristo. Il furierismo, di mezzo ad un culto esagerato, esclusivo della libertà umana, riconosceva anch'esso l'importanza d'uno degli essenziali elementi della nostra vita. Il comunismo abolisce a un tratto la religione con l'indifferenza e la libertà con l'irremovibile assolutismo della sua formula organica. Per esso, aggiorno ad ora determinata, il segreto del mondo, il solo bisogno di istituzione pratica gli convenga, e sci perfetto di sotto al guanciale d'uno o d'altro dei capi. Da quel giorno, da quell'ora, a data e cominciamento e componimento dei suoi destini l'umanità, né altro progresso collettivo è richiesto. Questo è talmente chiaro e fu previsto, preannunciato da Mazzini, quale sapeva quello che diceva. Come ho detto prima, il marxismo è una teoria elaborata dalla mente di Marx per dare addosso a Mazzini, il quale Mazzini fin da sempre ha propugnato la socializzazione. Socializzazione significa, l'ho già detto altre volte, lo ripeto, capitale e lavoro nelle stesse mani. Esatto. Che non può essere altro che questo. Questa è la socializzazione. Non è quello che andrà in futuro. Il capitale sta nelle sole mani della burocrazia di Stato. Esatto, ma io voglio dire questo. Della burocrazia, come è stato il bolscevismo. Esatto. Come è stata l'essenza perversa del bolscevismo. Esattamente, che poi anche quella perversa del capitalismo, cioè non è che cambia un granché. È puro capitalismo, è estensione del capitalismo, sì. Laddove in certe zone depresse il capitalismo imprenditoriale non era all'altezza, perché non c'erano imprenditori intelligenti, inventivi, audaci, forti, resistenti, capaci di portare avanti quella tipologia creazione industriale. Esatto, io voglio dirti una cosa, Giorgio. E vorrei il tuo parere. Tu hai sintetizzato in due parole la parola, cioè il significato di socializzazione, cioè capitale e lavoro, cioè capitale e lavoro nelle stesse mani, giusto? Io ti voglio dire che questo è praticamente è una, diciamo così, destinazione che prima o poi avverrà,
perché l'umanità già dibatte questi temi, no? Economici, sociali. Certamente. E quindi per forza di cose arriveremo alla socializzazione intesa con capitale lavoro amministrato da stesse mani, perché già si sta verificando in alcuni paesi, per esempio l'Argentina, no? Che hanno socializzato 400 imprese. Ecco. Che hanno risolto il problema fondamentale provocato dall'usura internazionale con la forza della pressione degli usurai, della Banca Centrale, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca di della Svizzera. Non mi viene la parola, non dicevo la Banca di Berna, non è Berna. USB, Unione di Banche Svizzere. No, la banca, vabbè. Che e quella in mano sempre a loro signori. Lo so. Che poi alla fine è la banca più importante di tutto, no? Beh, c'è la Credit Suisse e l'Unione di Banche Svizzere, c'è l'UBS. La banca di Basilea. No, no, Basilea non è la banca, cioè lì è la sede di Basilea, c'è una centrale che dirama un po' di norme, è un po' come la Federal Reserve degli Stati Uniti. No, è una banca vera e propria. Sì, anche lì c'è una sede centrale, esattamente. Sì, esattamente. Loro signore comandano su tutti i movimenti bancari del mondo. Certamente. Però privati, dire, pubblici che siano, pubblici che siano. Io ti ho detto appunto che è gioco forza per natura che si andrà a finire al capitale lavoro amministrato dalle stesse mani, cioè da chi? Da quelli che lavorano sia manualmente che intellettualmente, intendo dire, capisci? Esattamente. Io quando dico lavoro il capitale in semane non intendo solo il lavoro da chi fa il lavoro manuale, ma anche da chi fa il lavoro intellettuale. Questo voglio dire io. E soprattutto, esattamente, secondo il principio della suddivisione. E queste cose qui possiamo dirle, no, dico, possiamo dirle che già le anticipò Mazzini 150 anni fa. Certamente. Perché che poi ebbe influenza. Certamente. Che poi ebbe influenza, devo dirlo, nel pensiero sociale mussoliniano, che praticamente col fascismo, esattamente, l'origine, diciamo, il fascismo è stato sepolto, Mussolini, la carta fiumana, e poi in ultimo i 18 punti di Verona della Repubblica Sociale Italiana, che fanno riferimento Mussolini al pensiero mazziniano, essendo un romagnolo, sì, ed essendo vissuto ed essendosi sviluppato nell'ambito di una lotta molto forte, che era la lotta più evidente politica tra elementi repubblicani ed elementi socialisti tipici, sì, della società romagnola, esatto, di fine 800 e di inizio 900, attuò in se stesso questa sintesi fondamentale. Beh, ci vuole civile positivi fra romagnoli, socialismo con gli elementi positivi del mazzinianesimo. Esattamente, sì, è vero, è vero. Ma tu sai benissimo che sicuramente avresti dovuto raccontare di scontri che avvennero a fine 800, inizio 900, nelle campagne romagnole, ma non solo, anche fino alla bassa Lombardia, cremonese, con la Cetta de Ambris, eccetera, che ci furono movimenti contro le comunità socialiste. La Cetta de Ambris all'origine dello statuto fondamentale di Fiume. Esattamente, che poi avvenne nel 1920 con D'Annunzio, la carta incarnara cosiddetta, che la poi carta incarnara che scritta da Alceste de Ambris e resa poeticamente valida da D'Annunzio. Esattamente, sì, proprio così. Affinché si sappia sempre che l'opera creatrice deve essere sempre accompagnata dalla creazione letteraria e artistica. Giusto. Se no, non è un'opera creatrice. Beh, direi proprio di sì. Questo è vero, perché senza un'opera letteraria creatrice, come dici tu, nessun pensiero può farsi strada. È vero, perché poi è nella psico umana, no, a ricevere certe emozioni, senza la quale non si va avanti. Anche i Vangeli sono un'opera d'arte, ricordiamocelo. Beh, sì, la grande importanza che hanno avuto i Vangeli è dovuta al fatto che i Vangeli sono stati un'opera d'arte. Beh, non a caso scritta da grandi artisti, chiaro, no? È vero. Quello che hai detto è un concetto che io lo condivido in pieno, perché è proprio così. Bene, Giorgio, abbiamo fatto una sommatoria di cose, anzi, siccome questo servizio lo fa vedere a un signore che ha le idee poco chiare su Mazzini e anche su Garibaldi, no? Perché ci sono questi storici anti-sorgimentalista, di verità, a volte fanno prendere la fazione, cioè ti spiego, voglio essere chiaro per chi mi ascolta, cioè è chiarissimo che l'Italia fu fatta coi piedi in maniera criminale, questo lo sappiamo, no? Però denigrare, cioè, due personaggi così, tanto per preso,
come un certo Netto, che è scritto un libro, Garibaldi cialtrone o eroe, queste cose qui, cioè bisogna stare attenti, cioè, e capire chi erano Mazzini e Garibaldi, nel senso che li si fa tutt'uno con la massoneria, e quindi secondo loro erano un po', come dire, è un giochetto che noi dobbiamo sventare, perché bisogna stare in mezzo tra la verità. Tu per esempio hai citato un fatto storico, che riabilita Garibaldi, quando Garibaldi fu fermato da Spromondo, fu ferito. Perché fu fermato? Fu fermato perché Garibaldi voleva fare un altro tipo d'Italia, no? Quindi addirittura si dice che quel fermare Garibaldi in realtà fu più che altro un tentativo di assassinio, o sbaglio? Come no? Ecco. Ma hanno tentato più di una volta di assassinare Garibaldi, c'ho tutte le prove, c'ho tutti i documenti. Hanno tentato più di una volta anche di assassinare Mazzini, ricordiamocelo bene. Sì, certo. Ma sì, quello certo. Che a me interessa, attenzione, l'abbiamo già detto, ma interessa ripeterlo perché è importantissimo. Noi ci troviamo tutti i giorni a litigare con personaggi, con persone che hanno letto qualche libro e sono partiti in tromba, no? Con un fondamentalismo cattolico che non ha assolutamente nessun significato. Sì, esatto. Noi abbiamo letto più di una volta quello che questi mascalzoni, che il fondamentalismo cattolico, soprattutto le bande assassine del cardinal Bagnaia, hanno fatto nei confronti della Repubblica Partenopea e dei suoi vertici. L'abbiamo detto, siamo in condizione di ripeterlo, abbiamo qui tutta la documentazione, il loro comportamento. Ma tu ti riferisci, scusa, quando popolaccio, dimmi. Quando tu ti riferisci a Cardinale Bagnaia, ti riferisci a Cardinale Ruffolo, vuoi dire? Certamente. Appunto, diciamo che cardinale Ruffo di Bagnaia. Ruffo di Bagnaia. Allora, fece anche impiccare un altro cardinale. Si dice che cardinale aveva Ruffolo aderito alla Repubblica Partenopea. Ascolta, si dice che cardinale Ruffolo pare che fosse cardinale, abbiamo letto tutti i nominativi. Per chiudere il discorso, si dice che il cardinale Ruffolo fosse parente, lontano parente o stretto parente di Occa Vici Caffaro, quello che dice io non ci sto. Lui faceva chiamare Occa Ici Scalfaro, per dire Oscar Luigi Scalfaro. Bravissimo, è non solo responsabile anche del tranello e dell'omicidio di Gioachino Murat. Esatto, Gioachino Murat, esattamente, bravo. Quelle famiglie lì, ricordiamo che il sanguinario personaggio che è stato a capo di questa infame repubblica fece assassinare un gran brav'uomo. Sì, lo sappiamo, onestissimo. Federale di Cremona. Esattamente, il prefetto Vezzalini, Federale di Novara. Enrico Vezzalini è fatto assassinare. Esattamente. Solo per scopo carrieristico, attenzione. Esattamente. E poi addirittura gli andò dietro. No, la cosa vergognosa di questo infame qui, che ancora infame, anche se è morto, non frega niente, un infame tale rimane, questo Oscar Luigi Scalfaro, indegno, presidente della Repubblica, come indegno questo qua adesso, Napolitano come indegno era Ciampi, esatto. Tutti indegni. E devo dire una cosa. Tutti della stessa razza. Andò dietro a Vezzalini con Rosario. Hai capito? Sì. Andò a visitare. Lui andò a visitarlo in carcere. Sì. No? A chiedergli scusa, eccetera, no? Sì. E Vezzalini, che era un signore, un uomo, mentre questo era una merda cattolica. Esatto. Mazzonaro della Madonna. Ma indegno del cattolicesimo. Gli disse, mi lasci in pace, capito? Certo. Io l'avrei strozzato lì. L'avrei strozzato. A chi lo dici? A chi lo dici? Purtroppo è così, caro Giorgio, così andrà a finire. Dobbiamo chiudere, Giorgio. Con questa raccolta di ex voto, perché si potrebbe servire. Vediamo. Raccolta di ex voti. Raccolta. Chi è di Barra Giuseppe? Chi è? Cosa lei? Barra Giuseppe, un poveraccio che ha fatto un ex voto alla Madonna, capito? Ho capito. Si è salvato. Si è salvato. Vabbè, beato lui. No, aspetta. Questo che gli è cascato. Questa è una raccolta di ex voto. Di miracolati. Gli è cascato in testa. Di miracolati. Esattamente. Va bene. Ci potrebbero
ci potrebbero servire, tieni. Ah, vabbè, ci potrebbe servire, mai dire mai. Benissimo. Mai dire mai. Esatto. Siamo sempre nelle mani di qualcuno. Sì, c'è sì. Chi dice che siamo nelle mani del grandio Priapo. Infatti, speriamo, speriamo. Va bene. Allora, caro Giorgio, adesso ti devo salutare, perché incombono altre no, cose. Tra l'altro ti faccio vedere come certe scritte, quelle sulla sicurezza del lavoro, come questa ad esempio, sì, sono belle perché sono state riprese. Sì. Proprio beh, io me ne intendo come geometra di cantiere, so che la sicurezza so che significa. In Italia purtroppo non è mai troppo, perché viene molto trascurato. Se vai in Svizzera, i cantieri svizzeri, guarda, lì sono severissimi, invece in Italia spesso si lascia dire no, che poi succede incidenti. Con i soldi sotto banco, lo so perfettamente. Esatto. In ogni caso ti facevo vedere appunto come questi disegni sono stati ricavati dagli ex voto. Dopodiché io proporrei, e come canto finale, appunto, la canzone dedicata a Berlusca. O Berlusca, o Berlusca, tu ci salvi dalle tarme. Non so, è altro che tarme. Qui è fagli un complimento di tarme, molto, molto peggio. Sì, appunto. Va bene. Sì, va benissimo. A presto. Allora Giorgio, ti ringrazio di tutto e vuoi preparare altro cos'altro, che domani devi continuare, eh? Ci vuole altro qua, dobbiamo spiegare un po'. Domani continuiamo. No, sono contento che ho abbiamo citato questa documenti. Questa rossa guerriera nera che prima ho citato, sperando che i nostri amici vanno su Facebook e guardino questa donna qui cosa scrive. Sì. Che è una lezione per una tutti quanti. Una grande donna, per la quale noi diciamo, ricordati, vai a vedere anche i nostri video dove abbiamo dimostrato in maniera inoppugnabile che il tumore è una difesa dell'organismo. Certo, certo. Non certo. Il contrario. È stata fatta così. Tanti ringrazio e a presto, carissimo. A presto. Un abbraccio a te e a domani. Ciao.